Cari ascoltatori, buongiorno. Noi di Rara ci stavamo chiedendo come riuscire a tenervi compagnia durante questa pausa estiva e abbiamo deciso che, visto che il periodo è molto lungo, perché non dedicare queste nuove pillole di Rara che riceverete periodicamente durante tutto agosto sulle violazioni dei diritti umani nel mondo. Partiremo dal continente americano per poi spostarci all'Africa, all'Europa e all'Asia. Oggi in particolare apriamo con un caso, un paese che ci è molto caro da sempre. Lo facciamo attraverso la voce di chi quel paese l'ha vissuto, quelle violazioni le ha vissute e le combatte da tantissimo tempo anche qui dall'Italia. Parliamo di Blanca Brisegno, che appunto in questa pillola dedicata al Venezuela si presenterà Aires Ven, che è il movimento di cui fa parte per l'appoggio internazionale alla resistenza del Venezuela. Blanca è una vera e propria guerriera e come lei in tantissimi posti del mondo ce ne sono veramente tanti che combattono per i diritti propri e altrui. Per cui vi lasciamo oggi alla voce di Blanca, una voce appassionata, lo sentirete, e per le prossime pillole appunto ci dedicheremo con testimonial oppure con i nostri dossier e le nostre ricerche a portarvi una voce che chiaramente non potrà essere esaustiva, ma speriamo una voce utile sui diritti umani nel mondo. Mi chiamo Blanca Briceno, sono cofondatrice di Aires Ven, appoggio internazionale alla resistenza venezuelana, resistenza propositiva non violenta. Aires Ven è nato come un gruppo cristiano di preghiera per il Venezuela, configuratosi poi, trasformatosi in una configurazione sociopolitica di l'indole di cui abbiamo appena detto sopra. Ringraziamo Aires Ven, ringrazia profondamente non solo l'associazione Alieta e anche il Partito Radicale Non Violento Transnazionale Traspartito, Radicali Italiani, Radio Rara, per tutto l'interesse che hanno sempre avuto, il sostegno che ci hanno dato nel testimoniare la nostra situazione. La testimonianza è un atto politico, è una proposta politica, e a chi ci dà questa occasione noi veramente ringraziamo di cuore. Faremo un breve excursus su cosa sono i diritti umani. A seguito della dichiarazione di indipendenza statunitense il 14 luglio 1776, fonti di ispirazione per la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, documento conseguenziale alla rivoluzione francese del 1789. Nei 700 il tema dei diritti si pone anche fortemente su quelle delle donne. In questo periodo, quasi in solitario, ci rimane il nome Le Battaglie di Olive de Gouges, con il suo libro La dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina. E questo è un testo giuridico francese pubblicato nel 5 settembre 1791. L'Ottocento è il secolo in cui le donne si organizzano a livello politico e culturale per il riconoscimento dei loro diritti come persone e cittadine libere. Sin dalla sua prima metà nascono nelle associazioni filantropiche e nelle chiese protestanti degli USA i primi gruppi di donne organizzate per la rivendicazione dei diritti delle donne. Si arriva così alla convention nella chiesa di Seneca Falls tra il 18 e il 20 luglio 1848, che produsse il primo documento redatto con il titolo Declaration of Sentiments, in cui si chiede il riconoscimento dei diritti naturali delle donne sottratti a seguito di circostanze ben precise, proprio partendo dalla rilettura della Bibbia. Arriviamo così in tempi di guerra. E il 1 gennaio 1941, nel suo discorso sullo Stato dell'Unione, il presidente degli Stati Uniti, Roosevelt, si rivolse ai cittadini del suo paese esponendo quali dovessero essere, in un mondo ormai in guerra, le finalità che gli USA avrebbero dovuto perseguitare a livello planetario. Era il discorso delle quattro libertà: libertà di parola e di espressione, libertà di culto, libertà di bisogno, di sicurezza sociale e libertà dalla paura.
Superato il periodo tragico della Seconda Guerra Mondiale, arriviamo al 10 dicembre del 1948, data in cui fu adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. In 30 articoli sono considerati diritti civili, culturali, economici, politici e sociali basici con i quali dovrebbero poter contare tutti gli esseri umani del mondo. Questa universalità dei diritti umani è proposta ferma e permanente dal Partito Radicale Non Violento Transnazionale Transpartito e dai radicali che si battono per dare vita ad una transizione verso uno Stato di diritto, di una democrazia liberale laica che dia vita ad un sistema di libero mercato e nel quale tutte le istituzioni possano garantire tutti i diritti umani stabiliti e sanciti senza eccezioni. Le disposizioni della Dichiarazione Universale sono considerate norme di diritto consuetudinario internazionale e la sua ampia accettazione permette di misurare la condotta degli Stati membri. La Carta Internazionale dei Diritti Umani comprende la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il Patto Internazionale dei Diritti Economici, Sociali e Culturali e il Patto Internazionale dei Diritti Civili e Politici e i suoi due protocolli facoltativi. Decada di dibattiti hanno portato ad ammettere nuovi diritti universali, i diritti dei popoli alla libera autodeterminazione, così come la menzione dei gruppi vulnerabili come le indigeni e le minoranze. Il primo articolo di ogni patto afferma che tutti i popoli hanno il diritto alla libera autodeterminazione, hanno la libertà da eleggere il loro status politico e riuscire a proporre il loro sviluppo economico, sociale e culturale. L'articolo 2 riafferma il principio di non discriminazione, e l'articolo 3 stipula che gli Stati devono garantire uguaglianza dei diritti di uomini e donne e godere di tutti i diritti fondamentali. L'articolo 5 di entrambi i patti raccoglie la disposizione finale della Dichiarazione Universale, nella quale si formulano le garanzie che impediscono qualsiasi distruzione o restrizione illegittima delle libertà e dei diritti fondamentali. Vada il nostro riconoscimento anche alla donna che fu Eleanor Roosevelt, sposa, moglie del presidente degli Stati Uniti Franklin Delano Roosevelt, e alla quale dobbiamo la esistenza di questa dichiarazione nel 1948. Con lei pure il nostro profondo ringraziamento a tutte le donne venezuelane, guerriere di libertà e pace, che hanno saputo mantenere in alto la dignità di una nazione, della nostra nazione, e che hanno saputo uscire per strada a esigere e a chiedere libertà nell'esercizio di tutti i diritti umani nel Venezuela. Sono state ricevute con le pallottole, per esempio la signora Ron, le mamme dei nostri eroi che hanno sacrificato le loro giovanissime vite per la libertà e per una qualità della vita degna del paese che veniva sviluppandosi. In maniera ancora molto speciale, preghiamo il Signore, doni la pace che sorpassa ogni comprensione, e con questa sua promessa a tutte le donne che piangono il loro essere cari. Le donne con il Covid-19 hanno sostenuto un peso enorme, peso che noi riconosciamo, anche che lo viviamo, perché in questo io sono donna, è veramente è un fatto di lotta, capire e riconoscere e vedere quali sono i diritti che possano alleggerire e compiere allora quella parità di diritti. L'America Latina oggi possiamo considerarla come un subcontinente del continente americano. Fu scoperta da Cristoforo Colombo il 12 ottobre 1942 grazie al finanziamento dato alla sua impresa proposta ai re di Castiglia e Aragon. La scoperta rappresentò un periodo di espansionismo del fu impero iberoamericano e oggi dal Messico all'Argentina, eccettuando il Brasile, 400 milioni circa di persone parlano lo spagnolo in genere come lingua madre.
i nostri paesi vissero le tappe del colonialismo, di importazioni di schiavi africani negli inizi dell'Ottocento, cominciarono i processi di indipendenza dalla madre patria Spagna e a conclusione di feroci guerre, certune anche di natura civile, iniziano i processi di consolidazione delle repubbliche di ispirazione democratica. In 500 anni il continente ha avuto la capacità, anche per un'integrazione crogiuolo di razze, di raggiungere una parità con i 2000 anni di storia del cristianesimo europeo. Dittature feroci però sono passate, violazione dei diritti umani, sistemi politici antitetici sostenute anche dalle realtà politiche che il mondo esprimeva nella fase della guerra fredda. Alla caduta del muro di Berlino si susseguono processi politici nei nostri paesi. Il foro di Sao Paolo apre la strada al socialismo del siglo XXI e al castrocomunismo, e questo prende un sopravvento tale da sottomettere a gravi violazioni dei diritti umani a intere popolazioni. Nel Venezuela questo tema è molto importante perché incide ovviamente in pieno nella vita della cittadinanza. La politica come si esercita, non come arte di migliore convivenza possibile, bensì come dominio, intolleranza, imposizione, contravviene ogni uno dei diritti umani. Di conseguenza c'è bisogno di stimolare la conoscenza di esse, di integrarli nella nostra cultura come base fondamentale dell'uguaglianza di opportunità e del diritto delle persone ad essere rispettate in ogni luogo del mondo dove si trovi. Aires Ven continua a denunciare l'olocausto, l'odomor, l'esterminio, le torture nelle carceri, la fame, che adesso abbiamo 9 milioni e 200 mila persone che possono potenzialmente morire di fame. La fame è un'arma politica molto potente. In questo momento non c'è benzina e si parla di elezioni, ma sappiamo che chi va a votare poi non elegge veramente. Il diritto alla vita va assieme ed è inalienabile, così come assieme al diritto alla vita c'è il diritto alla libertà, ed essa non è scindibile dalle responsabilità di essere persona, la responsabilità di un cittadino proponente, propositivo e effettivo nel suo processo di anche autoeducazione, e c'è anche il diritto di poter vivere nella propria patria.